Un grandissimo onore averti qua presente, Pier. Tutti i ragazzi stavano aspettando questa grande diretta. Ho fatto una piccola anticipazione io. Non l'ho sentito, ero disconnesso. Ok, no, l'importante è che riusciamo a vederci bene. Adesso io ti vedo benissimo. Ti vedo bene, ti sento meno perché la Mara avrà il minimo Del volume. sì, Devi adesso provare a regolare il volume. prova adesso, al massimo mi dice. Ok, mi Okay. senti? Sì, ti sento. Perfetto, Pier, Tu mi perfetto. vedi? Grande. Non arrivo neanche a 45, è una miseria. Grande, Pier, ma te sei una leggenda. Le Ma no. leggende non hanno bisogno di nulla. Allora, Pier, per rompere un po' il ghiaccio, questa situazione, insomma, cosa pensi di questa situazione, coronavirus, insomma, le palestre, quando credi che apriranno, secondo il tuo punto di vista, insomma, da esperto, insomma. Mi fai partire con una dinamica che stiamo qui tutta notte, perché io ho una conoscenza di questo fenomeno che ci hanno fatto credere che va al di là di quello che dice la TV. Quindi il problema è che le palestre sono bersagliate e saranno bersagliate se questi coglioni non si danno una mossa e non capiscono che ci sono migliaia di persone che ci vivono e che la palestra Esatto. è un optional per molti, ma è la vita, è il lavoro per molti. E non parlo solo dei frequentatori, parlo di chi le gestisce, di chi deve pagarci le tasse, e di chi ci, Certo. dei personal, di chi ci vive, dei proprietari di palestra che hanno delle spese immense che la gente neanche immagina. Se questi coglioni non ci dicono, non vi dicono, perché io lo so, ma non vi dicono la verità su questa merda di coronavirus. Mi dispiace, ma io ho delle conoscenze che vanno. Vabbè, un giorno ne parleremo di persone. Certo. E ci hanno preso per il culo da sempre. E se non la finiscono di prendersi per il culo per imporci poi quella merda di vaccino, perdona anche la mia dialettica stasera, No, no, Pier, qua siamo senza censure, qua siamo non senza ce la censure. faccio più. Ci stanno prendendo per i fondelli. Va bene? E mi dispiace perché mi Certo. metto contro un sacco di gente pro-vax, ma finché non ci riusciranno ad inocularci quella bestialità di vaccino che stanno già formulando con tempi che non sono neanche medici, finché non faranno questo non saranno contenti. Giorgio, ti dico, questo sarà il futuro. Certo, Pier, Mi certo. dispiace perché ci ammalano tutti, ci rendono Assolutamente. immunodepressi. Assolutamente, Ma vai a assolutamente. informarti, poi in privato ti girerò un sacco di roba che non si trova naturalmente nel mainstream. Certo. Va bene, detto questo, andiamo avanti tra di noi. Dai, Detto questo, Pier, detto questo, uno hai fatto una sfogone. grande considerazione, Pier, partiamo subito alla grande. Ci sono quasi 400 persone, Pier, connesse, quindi i numeri ci sono. I Ciao a numeri ci tutti. sono. Ciao a tutti, ragazzi. Niente, Pier, io volevo iniziare proprio sul discorso come è iniziato l'avventura di Pier Venturato, culturista. Tutto, come iniziò tutto? Allora, cerco di sintetizzare la cosa. Certo, tanto Ma insomma le persone, Pier, sono non interessantissime. ma cosa, ma vuoi che siano interessate? Dai, sono interessate anche Fidati, oggi, mica a me. fidati, fidati. Allora, io sono nato con una forma di rachitismo al torace. Ho torace incavo con due speroni che sono quelli costali. Mia madre nota questo quando avevo l'età di 13-14 anni. Un po' preoccupata, mi porta dal medico di base e mi dice e gli fa vedere questa mia conformazione, no? Un po' con torace piatto, stretto. E dice: ma questo ragazzino come sta crescendo? C'è una forma di rachitismo? Si dice: dottore, in effetti è una forma di rachitismo al torace. E cosa devo fare, dottore? Mia madre chiede al medico e lui gli dice: guardi, signora, gli faccia fare più ginnastica che può, insomma, gli faccia fare della ginnastica. E io l'ho preso alla lettera. Poi mi sono innamorato e guardando quel po' di riviste che arrivavano, tu già Certo. hai fatto in tempo, sei giovane, giovane. No, però qualche cosa c'ho, Pier, c'ho qualche archivio storico, le varie Vigor.
Sì, ma arrivo quelle di riviste. 2 mesi, capito? Io poi abitavo in un paesino a 30 km dalla prima città, proprio in campagna, quindi figurati anche la mentalità della gente, no? Certo. E mi arrivavano queste riviste che ordinavo, a volte arrivavano, a volte no, a volte me le allungava un amico dalla città, capito? E guardavo Certo. i campioni, che allora erano i campioni nazionali, che c'erano, e qualche foto dei miti, dei Nubrè, degli Oliva, che poi ho avuto Certo. modo di... E poi ci arriviamo. Una storia bellissima comunque. E poi mi è arrivato in mano un libricino che vendevano a una mostra alla fiera del libro del paese, un libricino usato di Gio Vigna, il Ah, sì. primo forse, muscoli d'acciaio, petto, come stare in forma con i pesi. E bastava la panchetta e dei manubri, solo che io non avevo né l'uno né l'altra. Ma non c'era fisiologia, non c'era anatomia, non c'era niente, non c'era un tubo. Allora compro il libro dell'anatomia, sai quelli. Ma allora già raccontata questa cosa, quelli che ci sono, i lucidi, no? I lucidi, quelli che sovrapponi, poi c'è prima lo scheletro, poi sovrapponi i muscoli, poi gli organi. Poi... Ho cominciato a capire un attimino come siamo fatti. E ho cominciato a praticare questi esercizi di Gio Vigna, che erano poi dei pullover, delle croci, delle piccole distensioni, degli squat, che allora non potevo fare perché non avevo i cavalletti, e quindi mi tiravo i miei 120 kg da terra, me li mettevo sulle spalle, Giorgio, e squattavo a minuti, non andavo neanche né a serie né a ripetizioni, ero un ragazzino di 16 anni. Squattavo a minuti finché non rimanevo sotto e cadevo in avanti col bilanciere. Cose che neanche da raccontare perché non Questo sono. Pier di che anno parliamo? Parliamo del 76. 76, Avevo 16 anni. ok. Ok, 16 perfetto. anni, 16, ma 16 anni squattrinato, Certo. perché io arrivo da una famiglia umilissima, mia madre non poteva permettersi di darmi se non la mancettina proprio ma ci stava mezza pizza, non una. Certo. E invece andavo poi lunedì mattina a comprarmi il Benex o il B12 e Ah, ok. faceva 10% di sconto. E insomma, ho lievito di birra piuttosto che queste cose qua. Insomma, i Quindi tempi. Pierre, immagino anche che insomma la palestra era un po' arrangiata, no? No, Ti allenavi. Avevi la. la palestra non No, c'era. dico, era una palestra arrangiata, come per dire, avevi magari i manubri fatti da te, la panca fatta da te. Avevo dei manubri che mi ha aiutato a fare un muratore con le lattine. Io lavoravo in un supermercato, Giorgio. E mio zio, che era il mio datore di lavoro allora, mi scartava le lattine di sgombro o di tonno, quelle che si vendevano a Etti. E Sì. mi detto, no. E un muratore, amico mio, mi aiutava mettendoci un cilindretto di pesi, un cilindro di tubo dentro, mi aiutava a colarci il cemento dentro e quelli erano i miei dischi. Un fabbro, da un fabbro mi sono fatto fare un bilanciere con dei fermi che erano un altro, non erano delle ranelle, perché non mi arrivassero sulle dita, Certo. e lì ci mettevo i cosi di cemento e mi allenavo in un forno, sempre di mio zio, dove ogni volta che portavo dentro gli attrezzi, finito il lavoro, 10 ore di lavoro, portavo dentro questi 10-12 attrezzi. Sempre di cemento, e quando finivo dovevo riportare fuori tutto perché dopo qualche ora arrivavano i fornai e quindi dovevo liberare il forno. Quindi Pazzesco. non ti dico, cioè, sono cose che non, a volte non le racconto perché non mi credono, capito? Non mi crederanno mai. Certo. E Pierre, di un po' una cosa, ma con questo tipo di approccio all'allenamento, innanzitutto quanto ti sei allenato così e se hai avuto i risultati, i primi risultati, iniziavi a vederli? Allora, io ho vinto con questo sistema 3 Europei Juniores, battendo Barry DeMay e Brian Buchanan. Pazzesco. Sono... Con questi allenamenti qua. Sì, ma io mi disfavo, mi distruggevo sotto quei pesi, io, sotto quel cemento, io localizzavo e già avevo una propriocezione, probabilmente un dono di natura, la Certo. propriocezione di quello che stavo allenando, soprattutto quando ho preso visione di come sono le strutture muscolari. E Certo. quindi ho avuto risultati da vincere 2 europei, ti parlo di quei tempi, europei di quei tempi. No, aspetta, Certo. i primi due li ho vinti così, poi ho avuto la possibilità di comprare qualche attrezzo usato
da Bruno Certo. Piccoli, che aveva la LASAM, la vecchia, ti ricordi, la vecchia azienda di Bruno Piccoli, il presidente, no? Certo. Che me li ha quasi, non dico regalati, ma quasi, l'ho comprati a prezzo di ferro. E allora ecco che cominciavo ad avere la rastrelliera di manubri che partiva dai 15 e finiva ai 60, insomma. Certo. Quindi praticamente Pier Bruno Piccoli, insomma, tu hai incontrato Bruno Piccoli e lui, insomma, che ti ha iniziato al culturismo agonistico. Vuoi sapere come è successo? Sì. Esattamente come è successo. Una settimana prima dei campionati triveneti che ho vinto, due amici che abitavano a 20 km da me mi dicono: guarda, che a Verona esiste una palestra vera. Una palestra vera con gli attrezzi, dico, con le docce, con il gabinetto. Sì, una palestra dove la gente è in città, insomma. Il mercoledì pomeriggio io avevo il giorno libero dal supermercato dove lavoravo. E venite a prendermi, dico, portatemi su del mercoledì. E alle 4 arriviamo. Io mi appoggio al muretto in un angolino e guardo questi. C'era Loris Mack che si allenava, c'erano due o tre campioni di preparazione a Triveneto, sai. E io in un angolino. A un certo punto mi sento una voce dietro che passa e dice: chi sei tu? Molto, molto imperativo, molto. E dico, io mi giro, pensavo parlassi, che questa voce parlasse con qualcuno. E mi guarda e dico: io? Sì, chi sei tu? Nessuno, dico, no, nessuno, qui per caso mi hanno portato loro due, colpa è colpa sua, io ho detto. E allora Bruno mi dice: vieni, vieni di qua. E dove mi porti? Dico: non vengo da nessuna parte, è un estraneo, la mamma mi ha detto che non è mi presta, scherzo, mi porta di là nel retro ufficio, mi dice: prova, spogliati. Avevo 17 anni, già un anno che mi allenavo con i pesoni, pesoni, pesoni a casa. Di cemento, ma pesoni. Certo. Mi spogliati, ma così com'ero, senza dieta, senza niente, senza. Immagina, no? Prova a immaginare, tu adesso sai come sono le cose. E completamente in avitaminosi, secondo me. Certo, solo la vitamina B. E lievito di birra. B12, la E, che era l'Evion, non mi ricordo più come si chiama. Apriamo una parentesi, Pier, il tipo di alimentazione com'era? Era con quello che trovavo, tesoro, perché non avevo neanche i soldi per mantenere la famiglia. Capito? Mio padre è morto per solo allenamento. Mio padre aveva 38 anni e io 13, e ho dovuto andare a lavorare subito per aiutare la mamma, certo, che doveva essere aiutato, e quindi non avevo economiche di nulla, di nulla, di nulla. E per questo Bruno è stato importante nella mia vita, perché lui mi ha portato a viaggiare da subito all'estero, e sempre a spese sue. E io questo glielo devo. E la mia alimentazione era quello che arrivavo a mio zio, dei pezzi di tacchino ormai poco, poco apprezzabili, e io riuscivo a tirare via la parte più brutta, li facevo bollire tutti in un pentolone, e quella era la mia fonte proteica. Era un grammo. Ecco, ora ti vedo. Era andata via un attimo la connessione, Pier. Salta un attimino la connessione. Non lo vedo bene. Si blocca. Non si sente. Si blocca. Si sente male, si blocca. Vediamo un po'. Deve essere la connessione. Salta, perché? Che gli dico, provo a metterti in un posto migliore. Sì. Non ti sento. Ma voi mi sentite? Voi mi sentite, ragazzi? Vediamo un po'. Si è bloccato. A me mi sentite? Ripristino, bloccato. Aspetta, ripristino. Digli che la faccio entrare. Ripristino un attimo. Digli di farmi la richiesta. Riavvio, sì. Un attimo, ragazzi.
ci sconnettiamo. Ok, sì, dimmi di rifarmi la richiesta. Adesso ragazzi, io faccio la richiesta, E rimanda il messaggio. Sì, di mandarmi il messaggio. Problema tecnico. Adesso risolviamo, ragazzi. Risolviamo. Ok, sì, a me. Ok, perfetto, rifaccio la richiesta. Ma lo vedi? Sì, sì, adesso sì. Dirì di farmi di nuovo di andare. Non lo vedo, c'è talmente tanta gente collegata. L'ho scritto, ma sono adesso. Però si stavano collettando in tanti. Niente. Pier, se mi senti, se mi senti, ma dammi un ecco. Aspetta che la rifaccio la richiesta. Niente, perché non lo vedo? Non c'ho richiesta. Qua sotto. Sì, ma non lo vedo. Non so il motivo. Non so perché. Fa come l'altra volta. Riesco a beccarlo. No. Non riesco a capire perché. Pier, prova a farmi la richiesta tu. Ok, Pier, l'ho fatto. Ragazzi, ho fatto di nuovo la richiesta. In attesa, connessione. Ok. Ci siamo adesso? Sì. Sì, ora ti sento. Sì. Adesso mi vedi? Sì. E mi vedi? Ti vedo. Anche? Ok, Pier. In blocco la tua immagine. Andava in blocco la tua immagine e non sentivo più niente. Lo so. Penso che abbiamo risolto, insomma. Ragazzi, mi date l'ok? Sì, sentono tutti bene. Sì, ma, adesso mi si blocca la mia telecamera. Sono in blocco io. Sì, però ti sento. Ora non ti sento. Non è che c'è qualche apparecchiatura wifi? C'è mica qualche apparecchiatura accesa? Qualche apparecchiatura? Se c'è qualche apparecchiatura accesa, niente. Non lo sento. Perché non lo sento? Mannaggia la miseria. Eh sì, lo so ragazzi che si blocca. Niente, Pier, c'è un po' di problemi con la connessione. Pier, wifi da spegnere. Adesso cerchiamo di risolvere, ragazzi. Lo so.
la richiesta a lui. Aspetto di nuovo la richiesta. Ma tutti stanno riavviando i video. In che senso? Ah, sta succedendo a sì. Tutti. Allora, ragazzi, mi stanno dicendo che è una cosa che sta succedendo a tutti. Probabilmente come 2 settimane fa c'è un sovraccarico del sistema Instagram. Quindi, ragazzi, purtroppo non dipende né da nessuna connessione. Proprio un discorso di sistema Instagram. Esatto, c'è un problema di upload. Eccolo, hai visto? Sì, 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 l'ho già fatto la richiesta. Perché non è... Vediamo, eccolo qua, vediamo un po'. Ecco Pier, ci sei? Ti sento, ti vedo. Sì, sì, ti vedo e ti sento ora. Anch'io ti sento. Ok. Proviamo a riprendere. Proviamo Pier, finché va. Ci sono un sacco di persone connesse. Dai. Ok Pier, eravamo rimasti. Eravamo rimasti al discorso dieta, che mangiavi praticamente, che tuo zio ti lasciava il tacchino bollito quando poteva, insomma. Niente, non riesco proprio a capire. Ma perché? Quando avanzava. Ok. Si blocca, perché? Ecco. Può essere il discorso. Sì! Ci sei? Va, speriamo sia una volta buona, dai. Non capisco se... No, noi non riusciamo a capire neanche noi. A me mi vedono bene, Pier, se vi bloccate, sei te che ti blocchi. E com'è possibile che ho un wifi da NASA? È come quello della NASA, non lo so. Il problema è da Pier, c'è scritto sotto. Dico. Vabbè, sì. Proviamo. Va bene, Pier, adesso ti sento. Proviamo ad andare avanti con la dieta. Riproviamoci, dai. Ok, gli occhiali. Ok, stavo dicendo della dieta che avevi fatto per quella competizione. Mi stai ancora sentendo? Per quelle competizioni, perché è durato più di un anno. Niente, mi mangiavo quel po' di tacchino che c'era e il resto era fame. Acqua per non sentire la fame. Mamma mia. E 2 carote, me ne tenevo da conto anche, perché cioè, dovevano durare 24 ore. Stacco un attimo. Come vuoi fare? Con WhatsApp c'è dal mio e andiamo in viva voce. Va, fino. Sì, per forza. No, vabbè, dai, no, non si può, cioè, sì. Questo, una madonna. Digli che... Dove sei che non ti vedo? No, ora sto andando. Ecco. Ok.
Ok ragazzi, scusate questo disguido tecnico. Ciao Peppe. Ciao Massi. Ok. Speriamo in bene ragazzi, speriamo in bene. Incrociate le dita. Incrociate le dita, perché... Ci siamo. Ok Pier, incrociamo le dita. E con te. Comando. Dai, mi dispiace un sacco. Vabbè Pier, sono cose che succedono, insomma, sono cose che non dipendono sicuramente da noi, purtroppo... Magari sì, visto che siamo dei grandi esperti, io, noi, non tutti. No, vabbè, ma non... insomma, c'è tanta gente connessa, quindi può, delle volte lo fa questa cosa qua. Sì, me l'ha fatto anche a me con altre persone. Quando c'è tanta gente connessa, purtroppo è così. Può dipendere. Speriamo in bene, che magari, insomma, proviamo ad andare avanti, Pier, ecco. Quindi praticamente il discorso della tua prima gara del Triveneto andò appunto che la dieta è stata abbastanza approssimativa, insomma. Mi ha visto il mercoledì Bruno che mi ha fatto quella, chi sei tu, no? Spogliati, mi dice, sabato c'è, sono i campionati, ti ricordo che era mercoledì, certo. Sabato sono i campionati Triveneti, mi ha detto, tu gareggi. Io non sapevo neanche cos'era una gara, capisci? Non sapevo certo. Neanche... Quindi non sapevi posing, neanche cosa, niente. Infatti, mi sono messo un costume da gara che era quello che portavo in spiaggia quando andavo da bambino con mia madre. Cioè, sono salito su, non sapevo se bisognava mettersi le scarpette, non sapevo niente. Cioè, mi ha buttato sul palco così, mi ha detto fai quattro pose. Ma quali pose? Cosa sono le pose? Cosa sono le pose? Fai vedere i muscoli, mi ha detto Bruno, fai vedere i muscoli. Certo. Vabbè. E comunque è andata così, dai, la mia prima esperienza. Pazzesco. E il settembre dopo, questa era primavera, settembre dopo mi dice guarda sono italiani juniores, fai qualche, impara qualche cosa, definisciti un po' di più, perché certo. Chiaro, certo. E li ho vinti così senza confronti, insomma. Certo. Il sistema di definizione che cosa significava? Mangiare di meno oppure c'era l'approccio? No, ma figurati poi a quei tempi ancora meno di adesso. Cambiava solo l'alimentazione naturalmente, perché toglievi magari quel po' di riso o quelle cose che a quel tempo pensavo, sapevo già quelle che potevano fare la differenza tra la qualità muscolare e non facevo certo. un sacco di fame che non voglio neanche dirti. Certo. E arrivavo un po' più asciutto, insomma, ma era ancora un tiraggio relativo rispetto a quello che ho avuto dopo. Assolutamente, assolutissimo. Perché dopo sono aumentate le masse muscolari. Certo. Più muscoli hai, più allo stesso sacrificio alimentare corrisponde una definizione superiore. Assolutamente. Domanda, Pier. Ma dopo questa gara qua, praticamente, tu hai iniziato a allenarti a tempo pieno all'interno di una palestra, diciamo, normale, oppure hai sempre continuato, insomma, con le tue attrezzature? No, di nuovo. Niente. Purtroppo niente, non sento niente. Ma perché? Problemi, sì. No, non si sente di nuovo. Non si sente. C'è WhatsApp. Sì, va bene. Diglielo. Ok. Continuiamo. Allora, ragazzi, mi sentite? Siccome abbiamo questo tipo di problema, alla fine, se vi fa piacere lo stesso, possiamo continuare su WhatsApp. Possiamo continuare su WhatsApp, almeno riusciamo comunque a sentire almeno la voce di Pier. Se per voi va bene. Ok? Chiamala. Sì, partiamo con... Thank you.
Proviamo un'altra volta, ragazzi. L'ultimo, non c'è altra soluzione. Purtroppo la connessione di Pierre non, stasera fa i capricci. Ciao Marco. No, Facebook no, ragazzi. Aspettiamo Pier di nuovo, facciamo un altro tentativo qua. Ha provato a riavviare il modem. Mi vedi? Sì. Abbiamo cambiato postazione. Vediamo. Speriamo, Pier. Vediamo un attimo. Così ti vedo vediamo. Bene. Ti vedo e ti sento ora. Spegnimi la luce dietro, Mara, per favore. Ecco. Mi vedi? Sì, sì, ti vedo bene, ti vedo bene. Okay. Speriamo bene, in bene, ma... Pier. Speriamo in bene. Dai, dai, cazzo. Sarebbe un peccato, no? Con tutta la preparazione che hai fatto. No, infatti, no, poi ragazzi, ci tengo per i ragazzi che davvero la desideravano sì. tantissimo questa intervista, questa bene. Diretta. Bene, 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 bene. Speriamo in bene, ragazzi, continuiamo. Allora, poi dopo, vabbè, facciamo dopo il Triveneto, il campionato italiano, insomma, mi ricordo un aneddoto che tu dicesti che hai assistito a un seminario di Serge Nubret. Porca miseria, mi ha cambiato la vita. Ecco, è lì che volevo arrivare. È lì che volevo arrivare. Sì, sì. Perché sai, io mi allenavo come ci si allenava a quei tempi in Italia, insomma, quello che sentivo, quello che leggevo, quel po' che riuscivo a racimolare. E mi facevo 3-4 allenamenti a settimana, facendo più o meno il giro del corpo, no? Con le 12 serie, le 8, 10, 8, 8, non 10 ripetizioni, le 10 erano qualcosa che non esisteva, e avevo raggiunto un fisico mediocre, insomma, come la media italiana, ma ero giovane, per cui negli juniores andava bene. Certo. E poi ho incontrato un Nubret, che ha fatto un seminario a Verona, e torno a casa da mio zio, dico, guarda che c'è una cosa importante per me. Dico, a Verona, settimana prossima, c'è uno dei migliori culturisti del mondo, perché era tale Nubret a quei tempi, e che fa un full immersion di 3-4 giorni, dove si fa allenamento, ci spiega l'alimentazione, l'allenamento, e un po' di biochimica anche, eccetera, eccetera. E dico, è una cosa importante, dice, e perché mi dice, mi fai quella faccia lì che... Intanto volevo chiederti se mi lasci andare, dico, visto che sono le tue dipendenze, se mi lasci 4 giorni. E poi dico, non posso andarci comunque. Perché? Perché costa 110.000 lire, gli ho detto, e io non li ho. Cavolo, erano soldi ai tempi. No, poi avevo capito, lo stipendio mio l'ho dedicato un po' alla famiglia. Insomma. Certo. Avevo già un bambino a quell'età, insomma. Certo. Che dovevo trovarmi ieri sera a 40-45 anni. Fa niente. E mio zio mi dice, il problema non sussiste, perché il permesso di andarci te lo do, e inoltre ti do anche 110.000 lire per fare il seminario. Apriti cielo. E lì ho fatto 4 giorni di full immersion con un break, che tra l'altro mi aveva preso di mira
per cui ce l'avevo sempre attaccato alle costole, certo. che mi contava le ripetizioni, che non erano più 8, ma diventavano 15, 12, 20, dipende dall'esercizio, certo. E che le serie non erano più 8, 10, ma sono diventate 20, 25 per i gruppi grossi. Certo. Solo che in 6 mesi è successa una cosa incredibile, io mi sono trasformato, tanto da vincere gli europei lo stesso anno. Cioè, quindi a te ti sono bastati quei 2 o 3 giorni per apprendere un po' il sistema di allenamento. Da lì 4 giorni hai preso il sistema di allenamento e ti allenavi con sistema. Ne ho assimilato i meccanismi. Certo. Ne ho assimilato i meccanismi e la biochimica della risposta muscolare. Ricordati, Giorgio, che comunque non ci allenavamo con pesi piccoli, perché fare le 12 o le 15 che era il tuo obiettivo in quel momento, ripetizioni, non significava farle con il 30% del massimale, significava farle, che vuol dire che non ce ne stava una in più. Anzi, restavi sotto magari all'11ª e c'era il compagno che ti faceva fare la 12ª. Quindi i carichi erano molto importanti, molto importanti. Certo. Adesso verrà da ridere se io ti parlo di un 160 di panca, perché insomma lo fanno tutti. Se ti parlo di un 250 di squat, perché lo fanno tutti. Però a quei tempi, insomma, con la benzina che avevamo noi, certo. erano pesoni, insomma. Poi con quei tempi di recupero, perché non più di via uno sotto l'altro, quindi certo. un minuto al massimo. Certo. E senza parlare, perché non c'era il fiato per poter parlare col tuo collega, se non dirgli dammi una mano, fammi fare l'ultima, capito? Ecco. Mi sta guardando Piero Nocerino. Ciao Piero. Ciao Pierone. Grande Piero. Ti saluto Pierone. Altro bel campione Pierone. Assolutamente. Quindi usa un sistema diverso Pierone da quello che ho usato io, ma ha avuto risultati eccezionali comunque. Certo. Cioè, ecco Pier, quindi tu conosci Nubre, sì. Inizi questo tipo di approccio, dopodiché tu gareggi oppure vai subito a Parigi da lui, ti trasferisci un po' a Parigi da lui, ti invita a Parigi? Ma no, sono passati 6 mesi da quando io ho cominciato il suo programma, quando ho fatto la prima gara, diciamo, post sistema Nubretien. Okay. E quei 6 mesi mi hanno tolto dal mazzo della media italiana e mi hanno fatto vincere subito l'europeo, che era ancora juniores. Certo. Ti ricordo che io negli juniores avevo degli atleti che non erano affatto juniores. quelli potevano mangiare e allenarsi come volevano, avevano la palestra come si deve e avevano chi anche li sponsorizzava, eccetera. Quindi, era un'altra preparazione, un altro tipo di preparazione. Cioè, erano dei bestioni. Io vincevo solo per la definizione, perché andavo tirato senza la pelle. Certo. Perché se fosse stato per i volumi, eccetera, non ce l'avrei fatta. Insomma, erano di colore tutti, neri, no? Certo. Geneticamente quindi superiori. Certo. E io ero consapevole che ero il più piccolo come dimensioni di tutti, ma porca miseria, avevo le fibre che uscivano dal bicipite, quindi mi pregavano per questo, ecco, non per altro. Quindi Pier, poi raccontaci un po' il tuo discorso, la tua esperienza a Parigi, ecco, la tua esperienza a Parigi. Quale esperienza? Che ne ho fatte tante. La prima esperienza a Parigi. La prima esperienza è una serie di eventi, tra l'altro pseudo ridicoli, se non fossero ridicoli sarebbero tragici. Perché io Parigi all'inizio l'ho subito, non l'ho vissuto. Ah, ok. È un brutto ricordo. No, è un ricordo indelebile ma importante. Certo. Perché mi ha fatto superare mentalmente ancora di più delle barriere, fondamentalmente. Ti racconto un aneddoto che ho già raccontato, che ormai tutti conoscono. Io alla 25ª serie di schiena stavo facendo, ho detto faccio le ultime due ancora con un rematore, l'avevo già fatto, ma faccio 2 serie di rematore, sono bello caldo, ho fatto tutte le rematori con manubri, pulley, mi faccio 2 serie di rematore a impugnatura larga, dopo aver fatto 6 serie di sbarra,
impugnatura larga, e stavolta carico un po' di più, mi fermo a 10 ripetizioni, non faccio le 12, le 15, sperando che l'umbria non mi vedesse, perché se mi vedeva fermarmi alla decima mi diceva: sei, vabbè, sei un pesista, mi diceva, devi fare una gara di powerlifter. Come ti parlava Pierre Nubre, in francese o parlava un po' italiano? No, francese. Parlava francese, inglese, parlava. Sì, e io parlavo un po' di inglese e, okay, e un po' di francese, un po' di italiano, lui anch'io, quindi certo, non, mi capiva. Il problema non si poneva, non si poneva, okay, il problema. Ok. E infatti lui non mi vide e io caricavo sto bilanciere, stavo caricando sto bilanciere con uno spessore di rialzo, tra l'altro, perché facevo il rematore in profondità, scendevo fino in fondo. E a un certo punto, però, in quel momento a Parigi c'erano tutti, perché la UABA si stava formando, c'erano dei grossi personaggi, tipo Oliva che passavano, tipo Mike Quinn, tipo un Joe Brown, che era un gigante estremo, se si fosse tirato un pochino sarebbe ancora attuale quasi, no? Certo. Per cui e io stavo facendo la seconda, cioè l'ultima per me serie di rematore con bilanciere con 120 kg mi pare totali, e mi sono fermato a 10, ragazzetto, porca miseria, avevo 20 anni, voglio dire, non è che 120 kg, faccio la decima, ma 25esima serie, faccio la decima ripetizione fatta da Dio, tirato all'ombelico, gambe semiflesse. Sì. Proprio una cosa perfetta, nonché vedo un'ombra passare, un qualcosa passare dietro di me, un caterpillar, cioè, erano tutti grossi, perché cominciando da Gomba c'era della roba che mi, vabbè, ne sogniamo che di notte, però passa un'ombra più grossa delle altre ed era Sergio Oliva, che era lì, che stava per organizzare con Ubre delle gare mondiali importanti. Quindi, Piero, scusa, Sergio Oliva, stiamo parlando di Sergio Oliva, già vincitore del Mister Olimpia, e in quel momento lì praticamente lui aveva già rotto con la IFBB. Da poco. Quindi infatti l'anno dopo fece il campionato del mondo a Parigi battendo Bertie Fox. Ah sì, ok, poi battendo, battendo un eufemismo, cioè okay, non vedendolo proprio. Ok. Cioè, lo prendeva in giro, apriva la tenda da dietro mentre l'altro posava, gli faceva bubu, sai che era un po' matto Oliva, no? Beh, insomma, mi passa dietro e mi dice: "Beh, stai allenando la schiena?" Sì, dico, finito, quante sei hai fatto? 25. Sì, mi dice, tante, buono. Ma coi pesi come la mettiamo? Mi dice, c'entra niente che 25esima serie, 45 secondi di recupero perché ero solo. Sì. E mi dice, non dice niente, prende due piastre da 20 e me le butta sul bilanciere senza chiedermi niente. Io pensavo, adesso mi fa vedere, figo, mi fa vedere che lui lo fa. Sì. Invece non mi ha detto, adesso fanne 10, mi ha detto. Anche l'ho guardato come per dire, cioè, veramente vuoi rompermi la schiena? Dico. Solo che le ho fatte 10 e ho capito che mi stavo sottoallenando, nonostante il volume d'allenamento, nonostante i recuperi bassi, le ripetizioni, in quel caso 10 perché per me era un caricone, no? Però sono riuscito comunque a fare con 40 kg in più, il che significa che comunque, per quanto io fossi convinto di allenarmi forte e bene, invece non era vero. E questo mi ha fatto molto pensare e mi ha ridato una marcia in più. Certo. Con tutte le parole che prendevo poi da Nubre dicendo che stavo usando dei carichi troppo grandi, secondo lui. Quindi una domanda. Parliamo di Oliva che si allenava nella palestra di Nubre, però ci aveva il suo sistema di allenamento, giusto? Aveva un altro tipo di sistema. Sì, Oliva non scendeva mai. Oliva non scendeva mai, non saliva mai sopra le 10-12 ripetizioni, ok, a parte gli scaldamenti, insomma, che per lui volevano dire anche tre serie. È vero questa cosa che quando si allenava era molto, cioè non era proprio disciplinatissimo, cioè lui era molto avvantaggiato dalla genetica, la genetica insomma superava un po' la voglia di allenarsi. Non si è mai tirato indietro nell'allenamento, io lo vedevo. Io, finito l'allenamento o prima, mi mettevo negli angolini della palestra e imparavo.
e guardavo quelli più bravi di me a allenarsi, perché è così che si fa, no? Certo. Almeno io facevo così. E lo vedevo quando si allenava non sapendo di essere visto. Quindi non si allenava per la telecamera, come vediamo adesso i video motivazionali, che sono pure importanti, ma certo, certo, realtà, certo. Poi, la realtà poi dei campioni quando si allenano lo sanno solo loro come si allenano. Certo. Ok? E lui non sapeva di essere Osino, qual ero io. Ma ci siamo persi di vista ancora? O mi stai sentendo? Sì, io ti sento e ti vedo solo bloccato, però ti sento, Piero.